Emerge un trend del mercato del lavoro molto positivo, con un numero di occupati cresciuto nel 2023 e dato confermato nel 2024, un lavoro tendenzialmente stabile e buono, un dato molto significativo non solo per il PIL e l'economia italiana, ma anche per la sostenibilità del sistema previdenziale che di lavoro si nutre. Il convegno di oggi è importante perché mette in attenzione il rapporto tra le politiche attive e la sostenibilità del sistema previdenziale. Politiche attive del lavoro che questo governo ha sostenuto, il ministro Calderone ha fortemente voluto, lo sviluppo della piattaforma SISL, che è un sistema molto innovativo di matching tra domanda e offerta di lavoro. Politiche attive sono un pilastro fondamentale perché hanno aiutato nel 2023 e anche nel primo semestre 2024 l'Italia ad avere una crescita significativa del mercato del lavoro, un trend occupazionale positivo che ha occupato non soltanto le categorie tradizionali ma anche delle categorie che tradizionalmente sono rimaste per lungo tempo ai margini del mercato del lavoro, in particolare giovani e donne. Queste ultime accompagnate anche da politiche importanti a sostegno della famiglia e per garantire la capacità delle donne di avere un'indipendenza economica e di poter investire anche nell'ambito familiare, nella natalità, alla luce di una maggiore serenità dovuta alla loro inclusione nel mercato del lavoro, alla loro capacità di guardare il futuro con serenità.